Ecco fatto. Cosa ne pensa, dottor Rob? È stupendo, dottoressa Ellie. Sembra proprio pelle di serpente. Incredibile che sia solo una vernice. È la magia dei nostri effetti speciali. Sanno ricreare materiali, colori, superfici della natura, dal ghiaccio alla seta. Ora vi spieghiamo come. Ogni effetto speciale può essere ottenuto utilizzando come supporto MDF, carte isolate o le essenze legnose più comuni. Il supporto deve essere preparato carteggiando accuratamente con carta a grana 150. I residui della carteggiatura devono essere quindi eliminati con un getto d'aria compressa, per poi procedere all'applicazione dei prodotti vernicianti. Si raccomanda di agitare accuratamente i fondi e le finiture una volta miscelati con relativi induritori, catalizzatori o diluenti. L'essiccazione indicata è prevista a temperatura ambiente. Per ottenere l'effetto pelle di serpente, utilizzate il fondo nitro nel colore desiderato, il diluente nitro, la patina assolvente nel colore desiderato, la finitura acrilica, l'induritore per acrilici e il diluente poliuretanico. Per ottenere il craquelé, invece, occorre procurarsi il fondo nitro nel colore desiderato, il diluente nitro, la patina assolvente nel colore desiderato e la finitura nitro. Passiamo all'applicazione. Per realizzare l'effetto Sydney pelle di serpente, occorre miscelare il fondo nitro con il diluente in rapporto 100:40. Poi si applica il fondo così preparato in quantità di circa 150 grammi a metro quadro e si attende 4 ore. Quindi applicate la patina in massimo 2 passaggi con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Lasciate essiccare per 8 ore e successivamente applicate la finitura seta miscelata con l'apposito induritore e il diluente in rapporto 100:30:30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. L'essiccazione completa avviene dopo 24 ore. Ecco l'effetto finale. Per l'effetto Istanbul Craquelé, invece, occorre miscelare il fondo con il diluente in rapporto 100:40. Proseguite con l'applicazione del fondo in quantità di circa 150 grammi a metro quadro. Attendete 4 ore e quindi applicate la patina assolvente in massimo 2 passaggi con grammature di circa 100 grammi a metro quadro totali. Lasciate poi essiccare per 8 ore. Durante questo tempo, la patina svilupperà le spaccature che caratterizzano l'effetto Istanbul. Applicate la finitura nitro diluita con il diluente in rapporto 100:30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 100 grammi a metro quadro. In questo caso, l'essiccazione completa avviene dopo 8 ore. Guardate come prende forma l'effetto. Ora tocca a voi sperimentare i nostri effetti speciali. E se avete dei dubbi, visitate la nostra pagina Facebook Milesi o collegatevi a www.milesi.com. Alla prossima!